Ciao a tutti cari amici dello Sparti Milano 3, siamo nel post partita insieme a Lorenzo Valdameri. 6-7, 7-8 il punteggio finale in favore della Robur Saronno, capolista del girone C, del campionato di Serie C Gold. Valda, nonostante il KO, ci sono tanti spunti positivi da cui ripartire. Sì, sicuramente c'è amarezza, perché anche se giocavamo contro il primo in classifica, abbiamo dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, di potercela giocare. Abbiamo ridotto di molto il gap rispetto a un mese e mezzo fa, dove ci avevano dato circa 25 punti. Oggi è andata molto meglio, sicuramente rispetto alla prima partita. Abbiamo pagato molto la loro fisicità, soprattutto nel primo tempo, anche perché siamo entrati non col piglio giusto. Però abbiamo dimostrato comunque che nel secondo tempo possiamo tranquillamente giocarcela anche contro i primi in classifica. Quindi sì, c'è amarezza, però abbiamo delle solide basi da cui ripartire. Dal punto di vista personale, invece, ti volevo chiedere le emozioni, visto che oggi coach Pugliese ti ha buttato nella mischia, ti ha dato comunque un buon spazio, volevo appunto chiederti le tue sensazioni e le tue emozioni. Sì, sicuramente è stato bellissimo. Non avevo mai realmente giocato finora, avevo fatto giusto quei 40 secondi la seconda giornata di campionato. Oggi ho avuto la mia possibilità contro una squadra forte, però mi sono trovato abbastanza bene in campo, con i miei compagni comunque c'è abbastanza intesa, ci alleniamo ormai da tanto tempo, quindi comunque sono contento. Certo, sempre, rimane sempre quell'amarezza per la sconfitta, sicuramente preferivo festeggiare questo minutaggio con una vittoria, però sono contento personalmente, anche se ovviamente cercherò sempre di lavorare, continuare e migliorare sempre di più per potermi giocare le mie carte e aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile in classifica. Ringraziamo Lorenzo Valdameri per essere stato qui con noi nel post partita dopo la sconfitta subita contro Saronno.